Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi mi vedete in questa versione dark, con questo rossettone un po' fuori dai miei schema, perché è la notte più paurosa dell'anno, la notte di Halloween. Ditemi un po' qua sotto nei commenti che cosa avete fatto, appunto, e come l'avete festeggiata, se avete piacere o no a festeggiarla. Io devo dire che non mi fa né caldo né freddo festeggiare Halloween. Il massimo che posso fare, appunto, è mettere uno di questi rossetti sulle labbra. A chi potesse interessare, è un rossetto di MAC nella colorazione Matte Sin. Non ve la faccio vedere perché la versione è quella mini, quindi non metterebbe mai a fuoco. Ma però la colorazione ve la faccio vedere da vicino. Devo dire che, però, dalla videocamera si percepisce più la punta di rosso che c'è all'interno, mentre dal vivo è ancora più scuro di quello che vedete ed è più marrone violaceo che rosso, cioè la percentuale di rosso è minore rispetto a quella che si nota in video. A parte questo, io la mia serata, diciamo che la termino facendo appunto video per YouTube, perché sono andata a cena fuori in parolone, perché sono andata a mangiare al McDonald's. Infatti, pensate, appena tornata a casa, mi è venuto un gran mal di pancia, cioè avevo giusto ritoccato il rossetto, tempo di ritoccare il rossetto mi è venuto un gran mal di pancia, sono stata malissimo ed ora rieccoci qua. Comunque, ragazze, ho voluto provare il panino, il gran testi, il gran testi bacon. Il nuovo panino, che non è nuovo, ma già c'era tempo fa, però vedo sempre la pubblicità, mi è incuriosito, e questa sera, ma anche domani, quindi il 1° novembre, è a soli 3 euro se avete appunto l'applicazione. Comunque, bado alle ciance, fatemi appunto sapere come avete trascorso questa serata. Io appunto, una volta rientrata a casa, sarò sola perché il mio compagno è al lavoro, quindi mi dedicherò a vedere un bel film e con tanto di patatine e schifezze varie. Però passerei allo shopping. Vi ho accumulato l'ultimo shopping che ho fatto nell'ultimo mesetto, nell'ultimo periodo, e devo dire che sono stata da Pinky, che è da tantissimo che non andavo. Ringrazio tantissimo una mia cara collega dell'Accademia. Se stai guardando questo video, ti mando un bacione, grazie, grazie ancora, perché mi ha fatto fare un affare per quanto riguarda queste scarpettine che vi sto per mostrare. Ebbene sì, sono stata da Pinky a comprare questo stivale. La luce lo rende un po' lucido, però è nero come la maglia. Un tacco di 7 cm, sono in stile cowboy, o penso che si dica in questo modo. Questi stivaletti, ragazze, costavano 35 euro, ma con lo sconto li ho solo pagati 17 euro. Voglio fare appunto subito questo video, caricarvelo direttamente domani se riesco. Connessione permettendo, perché ho la DSL più lenta del mondo, non vedo l'ora di passare alla fibra. Ce la stiamo facendo piano piano. Comunque, da Pinky c'è il 50% di sconto su parecchi capi, quindi dateci un'occhiata. Appunto, per questo vi sto facendo il video in tempo quasi reale, perché ci sono stata ieri. E quindi questi stivaletti per 17 euro meritano, sono comodi, veramente sono bellissimi a mio parere. Cercavo appunto un paio di stivali neri, mi piacciono tanto. Hanno l'elastico quassù nella caviglia, non stringono neanche nella pianta. Io ho una pianta abbastanza larga, ma devo dire che non mi stringono affatto, pur essendo fatti in questo modo. Quindi appunta. Allora, poi passerei e andrei oltre. Madonna, la fotocamera accecante. Sempre da Pinky ho comprato questo giubbotto in similpelle con appunto la lampo sui laterali. Non so se si può notare, forse era meglio che ve lo chiudevo. Comunque è un giubbotto corto in vita, non so se si nota, ed è appunto caratterizzato da tutte queste sorta di cintura laterale, ha tutte le lampo, la lampo appunto anche sulla manica, e l'ho comprato di questo bellissimo rosso, perché anche questo qui era scontato del 50%, al posto di 49 euro l'ho pagato solo 20 euro. E secondo voi per 20 euro potevano prenderlo? No! Perché comunque, ragazze, mi è sempre piaciuto rosso. Devo dire che forse in videocamera è un po' più acceso, però comunque è un bel rosso Natale. Ovviamente è un giubbino di ecopelle, quindi è leggero, però l'ho voluto prendere in taglia L in modo da poterlo mettere anche con qualche felpa sotto, quindi da poterlo usufruire anche in questo periodo che non è caldo ma neanche proprio freddissimo, diciamo una via di mezzo. E per 20 euro mi è piaciuto tanto. C'era anche un'altra versione a 25 al posto di 49.
E devo dire che era un po' più borgogna, ma anche quello era bellissimo. Però questo rimaneva più corto in vita e mi è piaciuto di più. Veramente bellissimo, ragazze. Mi piace tantissimo. Poi passerei da Pittarello. Mi scuso, ma non ho più le buste. Le ho messe tutte da parte e appunto non le ho più insacchettate. Ma da Pittarello ho usufruito di un'offerta, cioè prendi due e sul secondo pezzo c'è il 50% di sconto. Ho comprato due felpe, la prima la indosso in questo momento ed è la felpa classica dell'Adidas, quindi appunto nera con le strisce bianche sui laterali, la più classica che ci sia. E sul retro appunto abbiamo anche un mega cappuccione. Come potete vedere, è molto grande perché copre tutta la testa e devo dire che io non ho mai avuto felpe dell'Adidas, a parte una presa in super sconto e qualche magliettina. Questa qui classica, di questo colore nero, liscia, con i laterali bianchi, veramente la volevo da una vita intera. Finalmente l'ho presa e costa 54 euro. In abbinato, il secondo pezzo l'ho pagato il 50% in meno ed ho preso un'altra felpa. Dimenticavo, questa qui dell'Adidas è completamente in cotone, mentre quest'altra felpa che ho preso è della Puma. Questa, vi faccio vedere, veniva 49 euro e l'ho pagata 25 perché appunto la metà, a differenza dell'altra all'interno è felpata, non so se si possa notare, però è più pesante e mi ha colpito tantissimo. Anche questa qui è nera, però guardate sulla manica. Ha tutta questa sfumatura di rosa, giallo fluo che è tenue, ma allo stesso tempo è molto, cioè si nota molto. E anche qua è di questo colore giallo fluo. Devo dire che questa mi aveva colpito tantissimo nella colorazione rosa. Se andate, fateci caso, c'è il rosa, un rosa antico, e qui nei laterali appunto avete tutta la sfumatura. Mi era piaciuta tantissimo. Devo dire che forse esteticamente mi piace più l'altra, però c'è da dire che io ho tutte, cioè la gran percentuale del mio armadio, dei miei maglioni è tutta rosa, quindi ho voluto prendere una cosa diversa, nel senso che di nero ho poco e niente, quindi sono andata sul nero e senz'altro appunto mi farà comodo. Perché sto veramente rivalutando molto le felpe. Un tempo non le utilizzavo, adesso devo dire che invece vado molto di felpa. Mi rimangono molto pratiche, devo dire, per tutti i giorni. Poi sono stata da Tacco, per chi non lo conoscesse, magari vi lascio un'immagine in questo momento. Da Tacco avevo degli sconti, per tutte le persone iscritte c'era il 30%, quindi sono andata a dare uno sguardo. Spero che appunto la videocamera non falsi. Ma ho comprato questa maglietta in simil cotone con tutte le maniche in pizzo, quindi rimane tutta trasparente. Sul davanti, come potete vedere, si intravede anche la gruccia, quindi rimane a forma, diciamo, a cuore, tutta in pizzo, con la particolarità di avere il colletto. Forse questa qui si sarebbe apprezzata molto più da indosso. E sul laterale abbiamo appunto tutta la schiena scura, come il davanti. Però qui abbiamo un foretto e il colletto che rimane proprio stretto, quindi a questa altezza, ha tre bottoncini che appunto sono veri, nel senso che vanno veramente, non sono di quelli finti messi lì per bellezza. E questa maglia qui costava 9,99 euro e l'ho pagata 7 euro. Quindi mi è piaciuta perché comunque in quelle circostanze dove non si ha nulla da mettere, una maglia così nera, semplice ma allo stesso tempo elegante, può far comodo. Ho acquistato un pezzo basic perché ho acquistato questa maglietta sempre nera, questa è di cotone, 100% cotone, e al posto di 4,99 euro l'ho pagata 3,60 euro. Devo dire che non ho più il cartellino di queste, anche se non l'ho ancora utilizzata. Spesso questi capi che hanno più stretto contatto, come la biancheria intima e tant'altro, lo vado a lavare. Questa qua ancora non l'ho lavata, ma la laverò a breve. Comunque questa qui solo per 3,60 euro va più che bene. Appunto, una semplice maglietta nera, da mettere anche sotto le felpe o in tante altre situazioni. Poi da Terranova ho comprato un jeans. Anche qui non ho più il prezzo perché insieme a questa maglietta sono andata a mettere questo jeans. È un jeans comunque molto stretto, rimane proprio a sigaretta. E vabbè, non ha un lavaggio comunque normale, rimane chiaro.
e sul fondo abbiamo la frangetta, quindi lo trovo molto carino e l'ho preso al posto di 25 euro a 20 euro, perché anche da Terranova ho la scheda e quindi avevo uno sconto, perché più spendi più accumuli. E devo dire che è molto molto carino anche questo qua. Un jeans semplice, ne cercavo uno chiaro perché ce li ho tutti veramente scuri. Devo dire che i jeans di Terranova, anche se costano poco, comunque su di me hanno una buona fattura, una buona durata. Quindi ve li posso consigliare. Negli anni ne ho comprati veramente tanto, perché spesso comunque cerco un jeans da pochi soldi. Quindi ve li consiglio. Poi mi sono trovata un po' meno bene con i pantaloni, quelli colorati, nel senso tinta unica, tipo nero, rosso, beige, tutte quelle colorazioni lì, quelle sono un po' più... non mi piace tanto il materiale, mentre dei jeans devo dire niente male per il prezzo che hanno. Questo shopping, ragazze, termina qui. Vi ho voluto appunto mostrare quello che ho comprato nell'ultimo periodo. Ho voluto appunto fare un po' di compagnia a me stessa, ma anche a voi appunto nel momento in cui andrete a guardare questo video. Se siete nuovi qui sul canale vi ricordo di iscrivervi, è semplicissimo, basta cliccare qui sotto e se vi va vi consiglio anche di attivare la campanellina. Fino a tutte le volte che carico un video vi arriva la notifica e non ve ne perdete neanche uno. Vi mando un bacione e ci vediamo in un prossimo video.